Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ma solo io non ho capito il senso del DJI Mini 3? O qualcuno di voi ha avuto la mia stessa impressione, cioè che questo drone, per il prezzo e le caratteristiche con cui ci viene dato, non ha proprio senso di esistere? Perché dico questo, ragazzi? Perché non so se l'avete analizzato in tutti i suoi particolari. Ovviamente prima dell'uscita si sapevano cose, ma non si sapeva tutto nel dettaglio. Poteva essere un drone, se vogliamo, interessante, perché si sarebbe posto tra DJI Mini 2 e DJI Mini 3 Pro. Quindi questo Mini 3, che va a perdere il Pro, sarebbe dovuto porre a metà. In realtà si è posto a metà, ma si è posto a metà verso il basso per quanto riguarda le caratteristiche, verso l'alto per quanto riguarda il prezzo. Quindi la mia opinione è un drone che va acquistato? No, secondo me no. Perché vi dico di no? Perché comunque, come sapete, chi mi segue sa quanti droni ho provato, veramente di tutti i tipi, di tutte le fasce, di qualsiasi marchio, e quando un drone è buono, ok, tanta roba. Quando un drone non è che non è buono, ma non ha senso di esistere, come è successo spesso per Apsan, un marchio che è stato criticato sempre tantissimo su YouTube per le scelte di marketing, e anche io sono uno tra quelli che adora Apsan, perché tuttora ho l'Apsan Mini Pro. Però è vero che Apsan nelle scelte di marketing spesso ha toppato, facendo dei rimpasti dei suoi droni sotto tante forme. Forse giustamente tutto il mondo droni di YouTube si è scagliato contro Apsan per le scelte di marketing, e anch'io mi ripeto, adoro il marchio, adoro quello che stanno facendo per rapporto prezzo e quello che ci viene dato a livello tecnologico, quindi lo sforzo che ci mettono nel mantenere prezzi bassi dando caratteristiche uniche, però come marketing sicuramente spessissimo hanno toppato. E secondo me questa volta DJI dovrebbe cambiare il nome e chiamarsi DJI Apsan. Perché dico questo? Perché ragazzi, come sapete, questo nuovo drone di casa DJI, il DJI Mini 3, che è stato lanciato proprio adesso, giustamente come scelta di marketing anche questa, ma questa azzeccatissima, ovviamente periodo di Natale, quindi sicuramente molte più vendite rispetto ad un altro periodo dell'anno, ha lanciato questo drone che ha delle caratteristiche praticamente identiche al DJI Mini 2. Quindi se mi lanci un drone dopo 2 anni con le stesse caratteristiche di un drone di 2 anni fa, magari anche no, però avendo un prezzo che si avvicina molto a lui, il DJI Mini 3 Pro, un drone pazzesco, perché questo, ragazzi, è incredibile, ok? Ma cos'è che veramente manca al DJI Mini 3? Tutto. Ragazzi, vi dico tutto. Per essere un drone che costa con questo controller 948 euro, gli manca tutto. Perché? Perché o scegliete di acquistare il DJI Mini 2, quindi comprate un drone incredibile, perché sicuramente il DJI Mini 2 è stato uno dei migliori droni creati da DJI, sicuramente, quindi acquistate quello, perché lo si paga il giusto, poi quando addirittura è scontato lo si paga veramente poco e avete 3 batterie. Ma se dovete comprare il DJI Mini 3, ok, e pagarlo nella versione con questo controller, e pagarlo nella versione con questo controller 948 euro con 2 batterie, o nella versione con il controller N1, quello diciamo senza il display, quello che troviamo nel DJI Mini 2 per intenderci, che costa 778 euro sempre con 2 batterie, allora non ci siamo. Perché vi dico questo? Perché allora aggiungo 50 euro e mi compro attualmente lui a 995 euro con il controller RC, o se voglio spendere qualcosina meno mi compro sempre lui a 826 euro con il controller N1, quello che ci viene dato a 778 euro con il Mini 3. È vero che in quel caso abbiamo 2 batterie, qua ne abbiamo una sola, però vi dico una cosa ragazzi, è vero che paghiamo questo drone 50 euro in più a parità di controller rispetto al Mini 3 e abbiamo una batteria in meno, però vi dico anche un'altra cosa, io ho sempre acquistato i droni nella maggior parte dei casi con una batteria sola, poi dopo in seguito, se ne ho avuto la necessità, ne ho comprata un'altra. E questo per dirvi cosa? Che è meglio aggiungere 50 euro, acquistare il drone top, che è nettamente superiore, tutto un altro livello rispetto al Mini 3, e poi in seguito acquistare una batteria se ne abbiamo la necessità, perché la batteria la possiamo acquistare anche in seguito, ma le caratteristiche tecniche no. Se avete delle caratteristiche tecniche ferme a 2 anni fa, quelle rimangono, anche se vi vengono date 18 batterie, sempre le caratteristiche ferme a 2 anni fa. Mentre qua, ragazzi, una batteria, ok,
Poi lo pagate 50 euro in più, sì, ma li vale tutti quei 50 euro in più, perché abbiamo l'active track, abbiamo i sensori anticollisione frontali e posteriori, abbiamo spotlight, cioè funzioni che abbiamo chiesto per anni a DJI di inserirli in 249 grammi, e quando finalmente le otteniamo, cioè otteniamo i sensori anticollisione, otteniamo l'active track, tutte cose che abbiamo insultato DJI perché non le inseriva nei suoi droni 249 grammi, quando agli altri marchi li avevano già inseriti, quando finalmente lo otteniamo, no, noi andiamo a comprare un drone che non le ha, cioè compriamo la versione che costa un pochino meno e andiamo a perdere tutto quello che gli abbiamo chiesto fino ad oggi. Se si vuole veramente risparmiare e avere delle caratteristiche praticamente identiche al nuovo DJI Mini 3, allora acquistate DJI Mini 2, quello ha ancora molto molto senso, perché lo si paga il giusto, poi quando addirittura è scontato lo si paga veramente poco, e poi appunto è chiaro anche il motivo per cui sono apparse queste due gambettine sotto i bracci anteriori, che qua non c'erano. Perché? Perché come per il DJI Mini 2, lì ci sono dentro le antenne, e utilizzando DJI OcuSync 2, quindi la stessa trasmissione del DJI Mini 2, DJI ha optato per mettere le antenne nella stessa posizione, perché OcuSync 2 ovviamente ha una trasmissione più limitata rispetto a OcuSync 3. Cosa vuol dire? Che se avesse messo le antenne nella stessa posizione in cui sono state messe nella versione Pro, la trasmissione sarebbe stata ancora più scadente. Quindi l'opzione di mettere le due gambette, perché DJI Mini 2 di 2 anni prima le aveva in quella posizione, vuoi 2 anni dopo non mettere la stessa trasmissione con le stesse gambette per non cambiare qualcosa dopo 2 anni? Ma stiamo scherzando? Quindi adesso è ben chiara anche la scelta delle due gambette, ed è per questo che io la chiamerei DJI Hassan, perché è veramente assurdo un rimpasto di questo tipo all'indietro per quanto riguarda le caratteristiche, perché veramente torniamo a tutte le caratteristiche delle DJI Mini 2, ma con un prezzo molto molto simile a lui. Ma lui è tutta un'altra storia, il Pro è un'altra storia, quindi quel poco di prezzo che c'è di differenza oltre alla batteria non è secondo me giustificato. Sono davvero curioso di sapere cosa pensa il mondo YouTube per quanto riguarda i droni su questo nuovo DJI Mini 3, perché adesso è vero che la politica di DJI è lanciare un drone ogni mese praticamente, però non per forza deve essere un rimpasto del rimpasto, e poi andando secondo me a colpire quella fascia di utenti che è molto principiante, quindi non valuta tutte le caratteristiche tecniche che ci vengono date con questo nuovo drone, quindi valuta il fatto che costa meno di questo, non ha il sensore anticollisione che è la prima cosa che appare, anche se ripeto abbiamo rotto le palle a DJI per farceli mettere, perché non li inseriva, perché di su, perché di giù, perché l'active track no, perché bisogna usare app di terze parti per avere una sorta di active track, tutte queste cose che alla fine wow ce l'abbiamo, funziona pure da Dio, perché qua l'active track è secondo me più che ottimo, e poi dopo no, compriamo la versione senza. Nel 2022, quasi 2023, compriamo la versione senza uguale a quella che ci veniva data nel 2020, cioè boh, io proprio non lo capisco, e ripeto, scelte che quando vengono fatte da Hassan, merda, come se non ci fosse un domani, scelte fatte da DJI, tutto tace e tutto ci viene venduto come wow che bel drone nuovo che ha fatto DJI. E per come sono fatto io non riesco ad usare due pesi, due misure. E se una cosa non la trovo giusta per quanto riguarda i clienti, gli utenti che acquistano i prodotti, non c'è marchio che tenga, che sia DJI, che sia Hassan, che sia Fimi o che sia Autel. Bisogna dire quello che è. Quindi ragazzi, se questo è il mio video in cui ho cercato di spiegarvi cosa penso io di questo drone, cosa farei io se dovessi acquistare oggi un nuovo drone DJI, quindi o spendo meno e acquisto DJI Mini 2, o spendo qualcosina in più e acquisto lui, e in seguito se ho bisogno un'altra batteria, perché comunque le differenze sono talmente tante che ragazzi bisogna pensarci bene e valutare bene, perché comunque in tutti i casi parliamo di tanti tanti soldi, che si scelga uno, l'altro o quell'altro, comunque sono soldi che si fa tanta tanta fatica a guadagnare, questa è la mia opinione, quindi valutate e valutate molto bene. Quindi se questo è il mio video in cui vi ho portato la mia recensione, la mia opinione per quanto riguarda questo nuovo drone di casa DJI, il DJI Mini 3, e per quanto riguarda appunto queste scelte di marketing di DJI che io a oggi non condivido, vi è piaciuto e vi è stato utile, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità
anteprime, spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale. Sempre se vi va, ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale. Ma soprattutto, ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao e al prossimo video!